Grazie mille per la partecipazione e insomma speriamo vi sia piaciuto questo documento storico che come Hip Hop Cinefest non potevamo che promuovere e sappiamo che è stata magari un po' lunga e che qualcuno si vuole sgranchire le gambe, ma siccome è un po' tardi, allora passeremo al dibattito abbastanza rapidamente. Una brevissima introduzione sull'Hip Hop Cinefest, insomma, noi siamo una realtà che promuove la memoria storica della cultura hip hop attraverso le sue sfaccettature video e quest'anno, insomma, andiamo in direzione della nostra terza edizione e siamo molto contenti di aver potuto presentare un documento di tale peso. E quindi a questo punto chiamiamo i nostri I nostri guest. ospiti, abbiamo il piacere di invitare sul palco, appunto, proprio per disquisire su questo argomento e sulla storia, anche sul rapporto tra la storia dell'hip hop che abbiamo visto americano e quella nostrana, quindi tutta la scena italiana, con dei grandi esponenti sia del mondo dello skate che del mondo dell'hip hop. Quindi invitiamo sul palco Ice One. Vai. MC Shark. Buonasera. Il grande King Gasp, a.k.a. Gaspare Gentile. Cicoria. Ciao. E Paolo dov'è? Ok, allora l'ultimo ospite appena torna lo presentiamo. Se vuoi intanto iniziamo così. Semplicemente io volevo fare un giro di impressioni e partiamo allora dal fondo e dal primo invitato e dal capostipite. Ok, attenzione ai rientri. Vabbè, questo docufilm è impressionante perché comunque vabbè, gira intorno a dei personaggi incredibili, peraltro svela anche dei meccanismi particolari che sono quelli della scena americana, della quale noi non abbiamo capito una mazza noi italiani, cioè abbiamo sviluppato, no, nel senso io lo dico scherzando, però in realtà noi abbiamo una visione dell'hip hop completamente diversa, mentre questi ragazzi vengono, cioè c'è una commistione, innanzitutto si vede che c'è una commistione tra super ricchi e super poveri, e dove invece il punto d'unione è proprio la passione, cioè nel senso non gliene fregava un cazzo a questi te sei ricco, te sei povero, eccetera. C'erano le classi sociali che si incrociavano, si incontravano tutti quanti alla ricerca di questo viaggio, perché poi era importante l'originalità, cioè si sente, si respira questa cosa, la ricerca del risultato, non ce ne fregava niente dei soldi, chiaramente li davano per scontati, cioè non è che era proprio così la cosa, però stavano in fissa con quello che stava succedendo, si sentivano parte di qualcosa. E quando c'è Stretch Armstrong che dice vivevamo stratificati uno sopra l'altro, questa è una cosa che insomma cioè, è un messaggio importante perché comunque ti dà esattamente il senso di quello che poi è New York per chi la conosce e anche per chi non la conosce, c'è il melting pot, capito? C'è questa cosa di campa in questa maniera. E per quanto mi riguarda, chiaramente, cioè, noi in Italia abbiamo vissuto un'esperienza completamente differente rispetto a questa, per cui è una roba incredibile. Noi lo skate ci è arrivato negli anni, quello che dico, insomma, ricordo io, è arrivato nel 77, io avevo mio fratello che skateava, chiaramente nel 77 l'hip hop non c'era ancora in Italia e di conseguenza questo legame l'abbiamo visto ben più tardi. L'abbiamo visto probabilmente negli anni 90, fine anni 80, inizi anni 90, quando mi ricordo lui che comunque era un pischelletto. Io peraltro avevo preso contatto con questo mondo tramite un personaggio che stasera non c'è, però
che è un grande, che è Giampiero Pelusi, che comunque era quello che mi permetteva il contatto col mondo dello skate, no? Io passavo questi mixtape, per cui un po' ci sta qualche parallelismo. E così. E comunque, ritornando al docufilm, cioè mi ha fatto un po' un'impressione vedere questa isola circoscritta della Pischella che parla dello skate, perché non c'è manco una Pischella che skateava, non ci credo. C'è una sola, è un po' chiara. Esatto. Sì, c'erano, no, ma a Roma ce n'erano magari di più, però comunque, cioè, mi sembra un po'. Ecco, l'unica cosa che mi fa flashare è che è un mondo proprio troppo maschile, ed è molto marcata questa cosa. Sì, no, ma poi è cambiato, ma secondo me anche all'epoca c'era qualcosa in più. Cioè, la testimonianza che è un attimo un po' più asciutta. Per il resto è incredibile, penso che abbiate provato tutti quanti grandi emozioni nel vedere una roba del genere, perché comunque... Io sono rimasto lì, insomma, anche a ride delle volte, no? Perché, ma di gioia, perché comunque un bel docufilm, interessante. Passo la parola a Shark. Grazie. Buonasera a tutti. E niente, per me è stato veramente un flash, anche perché con Sebastiano ci conosciamo più o meno 83-84, quindi abbiamo iniziato... E l'agosto dell'87 è stata la prima volta che sono andata a New York, quindi vedere quella data mi ha dato subito una botta. Mars, Limelight, Tunnel, Studio 54, immaginatevi un pischello romano che a 21 anni va a New York. Io del Mars mi ricordo poco e niente, perché insomma... Andare là, andare sulla 52esima strada dove tutti ti vendevano erba giamaicana, insomma, 21 anni. Però ecco, è stato. Comprai i primi dischi e Sebi, se non sbaglio, stava faceva il programma di radio Hello Johnny. Sì, e quindi i primi Run DMC, cose, glieli portai subito per passare, ci spaccammo da risate. Poi riandai nell'88, fu un po' più cosa, perché a giugno dell'88 suonavamo con Bambata, che ebbe la malsana idea di dire: se venite a New York, venitemi a trovare. Io ad agosto stavo là, capito? Mi ricordo queste cose, che non potevamo passare il bridge del Bronx e ci venivano a prendere con altre persone. Insomma, quindi per me è stato veramente un tuffo al cuore, quindi importante, e grosse emozioni. Grande. Io come Shark, io comincio un po' dopo. Io mi ricordo che New York l'ho conosciuta, io ho cominciato a skatare nel 91-92, e io vengo dall'hip hop, da Run DMC, da Public Enemy, dal Cool J, così, no? E nel 91-92 l'hip hop stava, diciamo, entrando nello skate. Era appena andato a New York. Io mi ricordo che stavo super in fissa per New York, e poco tempo dopo ho conosciuto dei ragazzi di New York qua, come diceva Shark. E c'era un mio amico, si chiamava Kevin, che mi ha dato proprio la cassettina di Stretch Armstrong e Bobbito. Mi ha dato sta cassettina e mi disse: oh, io ho sta cassetta, fanno sta trasmissione radio con tutti i freestyle. Io mi ricordo col work, con il Metropolitano, mentre andavo al Palombini, mi sentivo: mamma, che bomba, ci c'erano tutti, Fat Joe, c'erano Method Man, Ghostface, tutti i meglio freestyle. E poi mi ricordo c'era un negozio che si chiamava Planet, vicino Campo dei Fiori, a Campo dei Fiori, che si chiamava Planet, e era uscito mixtape, sto video proprio, di New York. E io mi ricordo rimasi proprio, cioè, vidi sto video con i freestyle e Stretch e Bobbito, quindi capirai, lo skate, il rap... Le due più belle cose della mia vita che stavano in un video, io mi sono abbagliato. E mi ricordo c'era Dante che mi veniva: oh, ma ci stai, ci sei? Io ero fissato così a vedermi il video. E poi mi ricordo nel 98 ho fatto la maturità, a calci in culo, proprio mi hanno mandato a calci in culo via. Che beh, penso che se mi impegnavo come mi sono impegnato sullo skate, diventavo presidente della Repubblica, guarda, a scuola. Ma mai, cioè, non ci sono mai avuto voglia di fare un cazzo, raga. E mi ricordo, gli dissi a mio padre, presi 36. Mio padre mi disse: guarda, ti hanno promosso, che vuoi che te faccio? Io ho detto: papà, voglio andare a New York, non mi interessa. 3 milioni, sono partito, sono andato a New York, a skateare diretto proprio. Cioè, raga, noi abbiamo conosciuto gli skater a Brooklyn Banks, e ogni giorno che conoscevamo lo skater andavamo a dormire a casa sua, gli scuotavamo casa, raga, una cosa incredibile. Cioè, veramente, sono partito io, Joseph, mio papà Picca e Andrea, e siamo andati a New York per 2 mesi a skateare tutti i giorni, questi in New York. E mi ricordo con Joseph, una cosa incredibile, mio amico mio, che siamo andati da New York, che mi ricordo abbiamo visto l'indirizzo su un giornale,
io sono andato a bussare a New York, cioè abbiamo bussato alla porta, aperta l'old hunter, ci ha aperta la porta, ci ha guardato a me Joseph, capirai, io bianco cadaverico, Joseph nero, ci ha guardato, ha chiuso la porta in faccia. Noi così, ma che davvero, guarda questo, alla certa, ti guarda sto bastardo, sto infame, a stronzo, così parlavamo, ha riaperto la porta, ma che cosa sta a parlare? Guarda, noi siamo italiani, italiani, guarda, guarda Joseph, te non sei, non puoi essere italiano te, sei nero per dire, ma che stai a dire, non mi piace per culo. Joseph diceva, no, la carta d'identità è italiano. Calcola, regà, Harold Hunter ha flashato. Ha detto, no, ce posso credere, cioè, un italiano così che skata. Allora, regà, proprio, cioè, ci ha fatto, ci ha preso un simpatia. Era, cioè, il film così era, ma in realtà era così. New York era così nei tempi anni 90. Erano tutti skaters, erano tutti bene. Era una scena stupenda, regà, guarda, io mi sento fortunato aver vissuto quest'epoca skate, perché era veramente una figata, regà, cioè, era una figata. Penso di essere stato fortunato a aver goduto essere andato a New York in questo periodo, quando New York era all'apice, pure Supreme, che Supreme adesso magari la gente pensa che ma è un brand, è uno skate shop. Supreme è uno skate shop, raga, non è un brand, capito? Cioè, era un posto di aggregazione dove andavi a beccare gente per andare a skatare, capito? Era tipo un... Andavi là, beccavi skater, tornavamo a Brooklyn Banks, tornavamo a Astor Place, tornavamo a Paramount Legends. Era, beccavi tutti là e andavi a skatare. Poi, alla sera, veramente, come diceva pure il film, a Astor Place, che c'era il cubo, che si chiamava The Cube, andavi là a skatare e... Era una figata, raga. Tutto il giorno in giro. Cioè... Cioè, poi io sono Gaspare stato... racconta sempre del suo viaggio a New York. No, raga, ma non potete capire, no, è stata una cosa... Gli brillano gli occhi. Assurda, raga, veramente la vacanza più incredibile che ho fatto in vita mia, raga. Cioè, io conoscevo gente, posso mettermi a casa tua? Boh, scuottaglie casa, capito? Gli abbiamo bucato un materasso d'acqua, uno siamo scappati, no? Non potete capire che è successo, raga. Vabbè, mo Armando c'è... Certo. Volevo dire, da questo documentario emerge una piccola cosa che però non viene specificata bene. A un certo punto vengono intervistati alcuni personaggi dove c'è tipo un altro marchio, che poi è il marchio che ha fatto nascere New York, ma contemporaneamente era un marchio che veniva alimentato da un'etichetta, no? Era la Drawers, che era un marchio incredibile, ma la stessa persona che aveva ideato questo marchio aveva ideato anche un'etichetta, la Rocus Label, che era quella dei Company Flow, dei Mos Def, del sacco d'altra gente, per cui non si nota tanto dentro questa cosa, non la specificano, però c'è questa evidenza, per cui evidentemente anche loro comunque hanno dovuto sorvolare su delle parti, però è una roba molto molto importante, perché è ancora più evidente in questi collegamenti, questo collegamento tra l'hip hop e lo skate. Io ho finito. Nel frattempo è arrivato anche Paolo, t'avevamo chiamato grande prima. Passo a Paolo, grande Paolo. Un applauso a Paolo. Adesso passerò la parola al mio grande amico Armando, che abbiamo schierato insieme una vita e vi svelerà bei aneddoti anche su sto film. Allora, infatti, io Gaspare se conosciamo da quando avevamo 13 anni, così abbiamo iniziato entrambi con lo skate e siamo stati fortunati, perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle quello che vedete nel film, perché cioè io e lui siamo stati i primi romani che andavamo con lo skate e ci sentivamo il rap. Prima gli skatari si ascoltavano il punk, era differente la scena, e da quel momento invece ha preso piede proprio questa convergenza, si sono unificate e come vedete proprio nel film, cioè magari da persone che stavano insieme per una passione, questa passione l'hanno portata avanti e poi sono diventate realtà fortissime pure a livello globale. Cioè, per esempio, che ne so, Stretch Armstrong e Bobbito Garcia, quello show alla radio è stato comunque uno dei primi show che parlava solamente del rap underground. Là ci andavano tutte le stelle nascenti che poi hanno fatto carriera nel rap, e quindi se tu eri un fan di questa roba, quella roba là è una reliquia. Capite che voglio dire? Perché il fatto stesso che su questo film possiamo vedere
il primo video dove rappa una persona famosa come Busta Rhymes. Oppure c'è sta un'altra scena dove Jay-Z sale sul palco e quello è uno dei primi filmati di Jay-Z, considerando che adesso è il rapper più famoso e pagato al mondo. Rendetevi conto che ringraziamo l'archivio personale di Eli Morgan Gesner se noi possiamo interfacciarci a materiale così unico. Cioè, è per questo che io, tra parentesi, sono stato pure ambasciatore di questo film. Questi giorni sono stato un po' a promuoverlo nelle radio. E tu lo guardi così sto film, ma non riesci a capire, non riesci a mettere a fuoco che veramente in questi 10 anni, tra l'87 e il 97, sono nate delle realtà potentissime. Ma pure, cioè, pure se ci pensate allo skate, raga, io con lui andavamo in giro all'Eura, al Palombini, con l'adesivo "skateboarding is not a crime", perché dovunque andavamo con lo skate, dopo un po' usciva fuori il metronotte e la guardia giurata che c'è imbruttiva e ci diceva andatevene via che non potete skatare sui marmi. Addirittura c'è un video su Instagram di io a 14 anni dove gli dico col metronotte, gli dico no, dobbiamo skatare. Cioè, per farvi capire, a noi ci cacciavano per andare sullo skate, ci imbruttivano, eccetera, eccetera. Adesso lo skateboard è una disciplina olimpionica. Mo, come si chiama? Davanti al Colosseo ci sono stati i campionati, le qualificazioni per i campionati del mondo del skate. È una cosa che se ci dicevi 30 anni fa a me e a lui, ma che davvero, diciamo, era una cosa che non potevamo pensare. Oppure pensate davvero a marche come Supreme, che era un negozio per skatari apposta, era una cosa di nicchia, e adesso è una company che è stata venduta a 2 miliardi di dollari, cioè, ed è partito con 4 amici che si sono messi là a fare il negozio di skate per i skatari di New York, e è diventata una cosa così enorme, così potente, così forte. Un po' mi fa pensare, perché cioè quante persone mi hanno detto con lo skate non arriverai da nessuna parte, con rap non arriverai da nessuna parte, invece cioè lui per dirte ha continuato seriamente nello skate, è diventato uno skater professionista. Io adesso ci campo con rap, è una cosa che se me lo dicevi 30 anni fa non ci pensavo minimamente, e tutti quanti ti scoraggiavano. Invece solamente la perseveranza verso una passione poi alla fine te paga, e sei la persona più soddisfatta al mondo quando succede una cosa del genere. Volevo un attimo citare una cosa che ho visto pure nel film, che l'altra volta con Armando stavamo a parlare. Si vede una scena del film The Kids, no? che lui entra dentro al negozio e si frega a birra. Cioè, ragazzi, noi abbiamo fatto all'Euro le peggio cose, ragazzi. Noi andavamo al supermercato, la SMA, che era chiuso perché era una malata fallita, noi sicuro. Cioè, entravamo dentro, si fregavamo di tutto. Schedavamo anche dentro al supermercato. Era una cosa incredibile. Noi schedavamo, se passavamo le cose, se mettavamo uno zaino. E la cosa peggio è che noi da fuori mangiavamo la roba davanti ai cassieri. Cioè, se fregavamo di tutto. Cioè, questi si fregavano, magari, hai solo detto, io mi ero fregato una birra. Noi si fregavamo di tutto, regà. E i posate, e i piatti, vabbè, però c'era una cosa che. Però, capito? Tu da pischello, cioè, non ci pensi a ste cose, dici, ma sti cazzi, sto a camici, ma mi diverto, che cazzo mi frega, capito? Cioè, per questo che magari Roma si identifica anche come a New York, perché anche noi facciamo così. Era super influente, cioè, New York e Supreme, e la scena di New York ha influenzato molto lo skate a Roma, perché eravamo pure noi così. Cioè, pure noi, capito, andavamo a casa della gente, pure noi, capito, andavamo al Black Planet a ballare, entravamo tutti sudati, che tavole ci facevano entrare, capito? Oppure magari andavamo a casa di qualcuno, gli scuotavamo casa, Armando magari metteva i CD del Wu-Tang, che ne so, cucinavamo. Eravamo pure così noi, raga. Eravamo innocenti, avevamo voglia di skatare e c'avevamo proprio fame di stare insieme, capito? Era una cosa fighissima, lo skate prima. E poi lo skate era multiculturale, c'era il coat, cioè
cioè, accettavamo tutti, esatto, è stato, abbracciamo tutti, dal coatto di Torbella, al boro come me che veniva da Monteporzio, al Pariolino, schedavi, eri forte, masticassi, volevamo se bene, schedamo e tagliamo, sei capito? Lo skate era così, è sempre stato così, è sempre stato, non c'era niente, non c'era odio, non c'era razzismo, non c'era niente, lo skate era genuino e puro, come... eri contento, se, cioè, esatto. Esatto, cioè eri contento se magari uno sfonnava, uno magari che ne so, sponsorizzato, porco da paura, oppure magari questo era forte, che figo gli faccio la foto, che figo, mo magari che ne so, gli faccio il filmato con la telecamera, cioè era una cosa fighissima, raga. Cioè lo skate è boh, una cosa, una delle cose mi ha salvato la vita a me, raga, lo dico proprio con tutto il cuore. Sì, buonasera. Sì, come Armando ha detto, poco tempo fa è stato al Colle Oppio i mondiali di skate, di strada, e nei prossimi Olimpiadi di Parigi sarà anche il breakdance, che diventa olimpico. E questo è la storia che all'inizio del film dice nel posto giusto, il momento giusto, cioè New York. Anni 90 era leggermente interessante, ossia io mi ricordo all'epoca, già prima, ossia The Message, Grandmaster Flash, all'epoca i mixtapes erano fondamentali per il nostro modo, e alla fine del film si è visto anche una piccola cosa che dice che non so a che anno è sorpassato il settore dell'hip hop il rock and roll come genere più seguito, 17 più seguito del mondo. Io mi ricordo qua a Roma, dove noi abbiamo fatto la prima mostra dell'acquario romano di Ed Templeton, che era un skater, era un artista, dove abbiamo messo una rampa skate dentro il museo e la Nike è venuta a studiare, da là è nato Nike SB, ma prima c'è stato Glenn Friedman, Fuck You All, che aveva, anche dopo ha fatto il documentario Dogtown, The Z-Boys degli anni 70, Tony Alva. E questo è l'impero americano, ossia sono i veterani, come adesso cominciano a raccontare, ossia il concetto di cool, di attitude, e la cosa bella dello skate è alla fine come l'hip hop, e che cosa dice alla fine? Non puoi essere poser, ossia tu, anzi, ossia, come c'era questa persona che era vestita Supreme, Vans, però si spaventava di queste cose, è la cosa più uncool che può essere, ossia o skati bene o non ci vai, ossia, perché vieni subito sgammato. Anche nel hip hop, per questo è il motore, diciamo in una maniera, diciamo, polemica, dell'imperialismo americano degli ultimi 50 anni, che la cultura giovanile è più potente del mondo, che nell'ambito della globalizzazione, penso che tutti noi abbiamo dei bambini, io ho un figlio di 15 anni che è skater, che canta le canzoni di Armando a memoria, ossia, e la cosa bella è, da sempre però, era questa unità, che se tu andavi in Giappone o al Polo Nord con gli Eskimos, così loro capivano attraverso questo la lingua, e la lingua diventava più potente nell'ambito digitale, perché internet sicuramente ha aiutato queste tendenze, creando un'attitudine di un sogno che era good vibe, un'attitudine che veramente non ci sono frontiere, che è tipicamente un sogno giovanile di usare l'energia positiva rigenerandosi attraverso dei sogni, e che è sempre stato nella storia la cosa più importante. Questo nel discorso che ha fatto Sebi di non vedere donne, e qua si vedono pochi ragazzi giovani, il futuro è sempre là, it's only rock and roll but we like it here. Grazie. Grazie, ma io sono una donna e sono qui in tutto questo, e anche se è di una generazione successiva alla vostra, cerchiamo comunque di portarla, e ora manca quella dopo di noi, ma ce la dovremo fare per forza. E volevamo chiedere se ci sono domande o interventi dal pubblico, perché ci fa piacere, insomma, che questo sia un dibattito più una tavola rotonda, dopo che sono state presentate le opinioni, insomma, dei nostri ospiti, ci piacerebbe avere un'interazione. Domande? Sarebbe meglio. Domanda. Vieni. Aspetta. Vado, gli porto il microfono. Perché non so se fino a laggiù è andato. È la mia valletta, così abbiamo invertito i ruoli. Ciao a tutti.
E io volevo chiedere, all'interno della scena skate, come è vista la cosa dello skate alle Olimpiadi? Perché nel breaking so che c'è, diciamo, un grande un divario tra chi riguardo. È d'accordo e chi no. Quindi volevo sapere com'era la situazione nello skating. Grazie. Per forza. Per forza. Io so, 32 anni che skedo, quindi potrei di qualcosa. Allora, io sono stato pure ai campionati al Colosseo. Non lo so, non... Ma che male c'è? Cioè, non lo so. Ma manco io, però 50 e 50, perché... Dai, io all'interno della scena breaking so che c'è chi è d'accordo e chi no, e quindi non conoscendo bene la scena... Senti, secondo me ci saranno più soldi che verranno messi a disposizione dei breaker. Esatto. Ci saranno più attenzione pure da parte dei media che non se li sono mai cagati. Però sì, una cosa, cioè, allora, Armando dice che è meglio, io dico che lui no, io sto in mezzo, però posso dire pure una cosa. Allora, nel film c'era Tyshawn Jones, che è uno skater di Adidas, che dice, cioè, Justin Bieber e Rihanna si sono messa la maglia Thrasher, cioè l'hanno resa popolare. Ragazzi, Thrasher vuol dire monnezza, è un giornale di skate che ha sempre preso per culo i poser e quelli che andavano contro lo skate. Cioè, a me che guarda la pischella che la mette a Thrasher, poi penso, ma questa, ma sa che cazzo si sta a mettere? Cioè, sì, magari può generare soldi, però boh, una certa... Però, boh. Se il fenomeno di massa si allarga, è probabile che nelle prossime generazioni ci saranno più donne nello skate. Quindi, bravo, se c'è più luce, se ci stanno più soldi spesi nel breaking o nello skate, questa cosa si allargherà sempre di più, quindi ci saranno nuove persone che si approcceranno a questa attività. Di conseguenza, se... Esattamente. Io se già voi breaker siete pochi, no? Vi mettete pure a farsa e barriere e che da dove volete arrivare? Vai, vado. Mi vuole far dimagrire lei, eh? Sì. Aspetta, dipende sempre come è strutturata la cosa, nel senso. Il divario è dato dal fatto che magari le persone che si esprimono contro hanno paura che questa cosa possa snaturare, diciamo, no? Quindi sì, esatto. No, ma io non sto. No, ma io non sto dicendo che c'è qualcosa di male, cioè io non mi... No, sì, cioè sto spiegando il motivo della mia domanda, capito? Il perché l'ho chiesto e il perché sento molti che pensano questa cosa. Io, cioè, personalmente sono d'accordo con te perché penso che possa portare, se fatto bene, possa portare un sacco di opportunità in più a tutti, sicuramente. Io volevo aggiungere però una cosa, nel senso, c'è una grossa differenza però tra portare lo skate alle Olimpiadi e la breakdance alle Olimpiadi. Dico questo non perché sia contro una tesi o a favore dell'altra, cioè è giustissimo tutto il discorso di apertura e tutto quanto, però la parte del breaking che può essere portata alle Olimpiadi è solo la parte tecnica, non quella artistica, a meno che non mettono un giudice artistico. Sì, bravissimo, infatti... Nel caso in cui... Quello che ho detto dipende da come lo fanno. Esatto, cioè, però comunque... Se n'è andato proprio per questa motivazione, perché non erano stati messi dei punteggi per quanto riguarda... Però, esatto, però posso, lo skate è molto più sport. Se posso dire una cosa, cioè, quindi diciamo, l'aspetto da curare più che altro sarà quello che poi queste discipline vengano gestite da persone che ne sanno. Magari forse la paura andrebbe più proiettata su quello, devono che magari vengono gestite al CONI, dove devono fare degli esami che vengono pagati tantissimo. Ci sono state delle persone che come giudici sono andati a giudicare per fare entrare in questa cosa persone come Led, che ha ballato
nel video Suck MCs e Run DMC, dicendogli fai una preparazione, un'entrata, un footwork. Mi sembra un po' assurda come cosa, è un po' snaturare. Crazy, svizzero, se n'è andato, che organizzava il Battle of the Year, eccetera, eccetera, se n'è andato proprio dalla commissione, perché non sono stati individuati determinati punti dove potevano mettere in risalto quella che era il flow, lo stile, eccetera, eccetera. Quindi andrà, secondo me, ben venga che ci sia, però andrà a finire come chi ha vinto il Battle of the Year a Roma, Pocket, che era un ginnasta e non b-boy. Questa è la domanda che mi faccio. Non sono, però... Allora, noi abbiamo fatto, 2 o 3 anni fa, abbiamo fatto un libro su Crash Kit, all'epoca, Massimo Colonna. La cosa che tu stai dicendo, se, le conversazioni su In and Out, e questo film riflette benissimo che anni 80, 90, sul risultato di Supreme, ossia, o della industria dell'hip hop, vedi il Wu-Tang o Jay-Z che stavo parlato così. L'evoluzione della storia è questa. La cosa importante è far vedere ai giovani che non è, è attitudine, è passione, e la storia sempre si è evolto questo. Le conversazioni che hai fatto te, ossia, si faceva già Crash Kit, ossia, in Italia negli anni 90, che andava a cantare come era da Pippo Baudo, Giovanotti, ossia, che sono anni 90. Però scusa Paolo, cioè io dico una cosa, allora, magari prima Crash Kid, tutti questi erano gente portata e ci metteva la passione, ora sono tutti automi, sembrano tutti robot, ci hanno manco un cuore, non ci mettono passione. No, capito? È sbagliato, questa è la visione del nonno, giustamente, che rivendica, ossia, il passato così, ma è sempre, ossia, il futuro, sai, io lo vedo così. Per esempio con le Oppio, la cosa interessante era che l'impero, diciamo, americano, ma chi ha vinto le Olimpiadi, ma chi ha vinto anche a Roma così, erano delle ragazzette giapponesi 12-14 anni, come c'erano dei filippini o thailandesi fortissimi, ossia la globalizzazione nel bene, questo, certo, diciamo, nel bene, nell'ambito della guerra, della guerra. Secondo me doveva vincere il francese, però se, però Caborza Louis Vuitton, che vabbè, dai, ragazzi. Vabbè, parlo. Ma il salto ha fatto. Come sto zitto, Borsetta Louis Vuitton con Chiari Versace, dai. Passiamo la parola a Jerry a proposito di breaking. Vai tu. Allora, per chi non mi conosce, mi presento Jerry B-Boy Scia 99. Ho avuto, ho avuto la fortuna nel 93 di conoscere una persona chiamata Crash Kid, che fortunatamente chiamavo Massimo. Mi ci sono allenato per 4 anni di intenso devasto, ve lo posso garantire, da 5 a 8 ore al giorno, dove mi facevano male le dita, le mani. L'unica parte del corpo che non mi faceva male erano, penso, le sopracciglia. Detto questo, la prima cosa che mi ha insegnato Massimo è che un b-boy vive di luce propria e non di luce riflessa. La prima cosa è stata: metti il tuo dentro quello che fai. Quindi lui ci teneva nei miei confronti, nei confronti di, vabbè, io li chiamo per nome Massimiano, Simoncino, Andrea, che eravamo i 4 allievi suoi, anche Skid, Gianluca di Monterotondo. La prima cosa che diceva, dovete essere originali. La prima cosa, tant'è vero che noi 5 allievi suoi, con tutto che eravamo allievi, quindi della stessa matrice, avevamo comunque un modo di esprimerci diverso, ma la matrice era la stessa. Quindi che cosa succede? Io sono a favore dell'espansione della cultura, perché se c'è stato un errore che è stato fatto, secondo me, tra fine anni 80 e inizio anni 90, è il chiuderci. Questo è stato, secondo me, un grosso errore, perché il chiuderci ha fatto sì che l'Italia stesse in un livello comunque sotto rispetto a altri stati come Svizzera, Francia e Germania, che stavano praticamente al top. E questa è una mia visione, ma non credo di sbagliare su questo. A prescindere da questo, ripeto, io sono a favore per l'espansione. Quello che mi lascia perplesso sono modalità di giudizio, ma fondamentalmente anche in discorso culturale, perché se io a un ragazzo
che ha 14 anni, che se inizia a fare il suo windmill col gancio che io odio, aborro, perché ho la mia filosofia sul windmill, e gli chiedo, senti, ma mi dici chi era Sugar Hill Gang? E lui non lo sa. Io mi incazzo pesantemente. Perché? Però per questo... Però bisogna trovare una soluzione a questo. Ma infatti... Cioè... Invece di perdere tempo a incazzarti, insegna cos'è la Sugar Hill Gang al pischello, però. Ragazzi, ecco, questo è dal 97 che insegno ai pischelli. Sì, ok, ma certo. Fare questi monasteri Shaolin dove portare i secchi mille volte non serve un cazzo. Non sto a minare quello che è la tua professionalità, però i pischelli che ad oggi nello skate, nella musica, eccetera, hanno sdirazzato è perché si sono rotti il cazzo degli schiaffoni dietro la testa. Anche perché tu probabilmente l'hai presi da Massimo Colonna, Massimo, amico mio, al quale ho insegnato io a ballare, al quale non ho mai dato nessuno schiaffone dietro la testa. Per cui a un certo punto io mi sono sempre sentito fortunato, e penso anche a quelli che hanno fatto lo skate, di non aver mai preso la pizza, essere rimasto selvaggio senza paraocchi. Questo è quanto. Scusami la reazione, però sentì che te incazzi perché uno non sa cos'è la Sugar Hill Gang, che rispetto a tanto altro hip hop è una mega cagata, perché è roba commerciale, copiavano, perché certo, quelle sono le rime dei Grandmaster che... No, quelli hanno comperato, No, ma che vedi, cioè, non sai delle cose anche te, per cui devi anche tu imparare. E Grandmaster Keds, che era un tossico, ha venduto il suo libro di rime alla Sugar Hill Gang, i quali hanno usato quei testi. Per cui non parlo dei testi, parlo della base. Ma se della base è disco music, non è manco hip hop, fratello, cioè, dai, su. No, io non faccio un discorso dei Monastero Show, io faccio un discorso che abbinato a quello che può essere una preparazione atletica, tecnica, ci deve essere una preparazione culturale. Tutto là. No, ci deve essere una preparazione artistica, la creatività. Sì. Sai perché a me forse un po' me lo del poco me lo del culo, posso di poco poco, perché a me da ragazzino quando schedavano mi erano tutti per culo, ti sei cagato sotto, dov'hai fa americano, do cazzo vai, non è che mi, cioè, un po' me lo del culo, cioè non è che dico, non è che mi incazzo, però un po' me lo del culo, perché dico, guarda, adesso è uno sport olimpico, mi erano per culo a me prima. Però come dici te, io mi sono incazzato, io ho messo un culo a tutti, perché ho schedato, ho cascato, cioè ho fatto le peggio cose. Però la mia rivincita è essere diventato un professionista, capisci? Ma sono d'accordo. Non c'è niente di artistico, la rivincita è anche che sia arrivato alle Olimpiadi, no? Cioè, nel senso che sia diventato... No, sì. È partito da uno sport di strada, è arrivato a livello olimpico. Certo. Ma questo qui è quello che... Veniva no, pure no, di... ma infatti, cioè, io sono pure andato a vedermi, cioè, è pure figo, però una certa dico, boh, non lo so, non è divertimento, capisci? Cioè, me lo so pure visto, però alla finale dico, boh, sono tutti troppo forti, una certa non so che, cioè, che cazzo devo dire? Lo so, ormai, però, cioè, magari io per fomentarmi, mi guardo un video del 95 e mi caso, capito? Quando mi vado a vedere le Olimpiadi, dico sì, figo, da paura, ammazza che trick. Però, madonna, oh, che sete, robot, per Dio. Cioè, è quello, Però, cioè, pure credo anche con gli sport prima. Sì, sì, sicuramente. Anche nel basket, capito? Bravo. Bravo. No, aspetta. No, anche perché stiamo registrando. Allora, volevo chiedere innanzitutto se appunto effettivamente non c'è quindi nelle Olimpiadi, nella break, una valutazione artistica, quindi. Cioè è confermato che non ci sarà. No. Okay, allora no. Cioè la mia domanda era, nel caso in cui ci fosse stata, sarebbe stato al pari di tantissime altre discipline che hanno effettivamente una componente artistica, avrebbe avuto senso come anche pattinaggio su ghiaccio, immagino, o ginnastica artistica. Prima o poi
poi faranno i campionati di pittura d'olio alle Olimpiadi, cioè questo, capito, come si pennella, allora premeremo le pennellate oppure, che ne so, qualunque altra cosa, anche mettiamoci pure il ciambellone, la cucina, però una la pasticceria, cioè, no, ma era, la mia era un sarcasmo di quelli acidi, è ovvio. Perché cioè, l'unica cosa che volevo dire in merito è il fatto che cioè, le Olimpiadi in generale comunque hanno spinto gli sport alla massima espressione. Cioè, ma la cosa che mi meraviglia... Il massimo livello effettivamente, sì. Quindi anche nelle, cioè, nelle varie discipline che si stanno introducendo, anche come può anche essere l'arrampicata, un'altra delle nuovissime che hanno aggiunto, cioè comunque il livello viene alzato dall'essere messo così tanto in mostra e in un palco di quel tipo, quindi... Cioè, anche se semplicemente a livello tecnico, quella disciplina raggiunge l'estremo che non aveva mai visto prima. Secondo me è una. Cioè, no, la cosa che mi ha un attimo reso perplesso è stato il fatto che nel comitato organizzativo che doveva creare le condizioni per i punteggi, eccetera, eccetera, e non si sono messi d'accordo, c'erano persone molto valide. Cioè, c'era Storm, c'era Crazy, che sono il top, c'era Crazy Legs. È questo che non riesco a capire. Come mai? E quindi la mia perplessità deriva da quello, no? Dove lo stile di un b-boy, sentivo l'altra volta Crazy Kid che diceva quando entrava a ballare, più il b-boy è gobbo quando entra e più è stiloso. Ma il capitalismo fagocita tutti, se alla fine io... Cream. E alla fine io mi ricordo aver assistito poco tempo fa a una sessione del Comitato Olimpionico e loro dicono nessuno guarda più il curling o nessuno guarda più, e così nascono, il film è una riflessione di questa cosa, sì, ma anche l'arrampicata qui. E loro avevano proposto per le prossime Olimpiadi delle medaglie il pole dance, cioè anche che io ho detto, anche ping pong, non il ping pong, erano poker, doveva essere messo dentro. E questa è un'evoluzione del capitalismo, che capiscono che la cultura giovanile, che è l'unica cosa che gli americani si sono inventati negli anni 50, il concetto del cool, attitudine, essere cool, queste cose, e là arriva l'arrampicata, il surf, il snowboard, lo skate, ossia carne da macello, dove i giovani oggigiorno, Supreme adesso insegna, ma anche Off-White, Virgil Abloh, e tu vedi, infatti, dai ragazzi skater al ponte della musica, così, quasi da obbligo di avere le scarpe distrutte, fatte a mano da loro, ossia, e non portare, se tu vedi una con un t-shirt Off-White o Supreme, ossia, già, ossia, mezzo morto, ossia, così, ossia. Vabbè, magari tuo amico Aurelien che ha vinto il vice, che... però normalmente non è la cosa, cioè, il skater è il back, I'm a loser baby, so why don't you kill me, ossia questa cosa del fallimento come evoluzione del pensiero positivo. Dopo di questo è una cosa bellissima, anche per tornare all'intervento di te, del successo, cioè, tu hai fatto quando eri giovane una cosa dove tu venivi picchiato da tutti o umiliato da tutti perché eri diverso, 20-30 anni dopo te la trovi questo sport, lo trovi, ossia, ai massimi livelli, così, ossia, Armando, ossia, lui ha appartenuto a un gruppo di hip hop che esattamente ogni generazione la vede giustamente un po' diversa, dove sono i padri che, ossia, non vogliono che i figli crescono come sempre, e dove ci sono battaglie furibonde, ossia, dove c'è il conservatore che vuole tenersi, ossia, good old times, e dopo, come sempre, il mondo cambia, ossia. Si può dire anche tutto cambia perché niente cambia, è una visione nicciana, di ritorno è sempre lo stesso. Però questa è una visione cinica, diciamo, dal punto di vista carpe diem, vediamola positivo e largo ai giovani, e questo, per esempio, a me mi ha fatto uno dei momenti più belli degli ultimi anni è stato quando il mio figlio è andato a sentire il concerto di Noitz, ossia è uscito fuori molto triste perché lui conosceva tutte le canzoni di Noitz, però diceva mancano le frasi del Cicoria, perché li sapeva,
No, no, li sapeva tutti, sapevi tutti. Allora, che magari la, io, magari la nostra generazione conosce le canzoni di Cicoria è una cosa, ma che i bambini, ragazzino. Un ragazzino sappia a memoria le canzoni a tal punto che esce fuori triste da un concerto perché non sono state cantate Verano Zombie, le canzoni più vecchie, o sea, così, è una cosa nel piccolo che io ho detto anche a Armando, ce l'hai fatta. Dal punto di vista, perché non è soltanto c'è anche uno stimolo alla ricerca, no? Esatto. Questa luce di cui si parlava prima è un po' anche questo il concetto. Ma Armando ce l'ha fatta perché ama e ha sempre amato l'hip hop, secondo me. Io ho sempre detto, anche a me, cioè, lui mi ha fatto scoprire l'hip hop pure a me. Io mi sono innamorato di hip hop grazie a lui. Quindi, capito, Armando è una persona che te manda proprio la positività, capito che te vedi? Cioè, ha conosciuto mia moglie, per dirti, secondo. Sono andato in albergo, oh, Armando è proprio figo, quanto è figo, è troppo un grande, cioè, capito? Cioè lui sprezza positività da tutti i pori, regà, quindi cioè, poi non innamorate di Armando, del Cicoria. Grazie. Grazie a tutti. Non so se c'è qualche altro intervento prima che... Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Pronti? No, invece è bello perché proprio se c'è dibattito, c'è stimolo, insomma, penso, no, che anche questo faccia parte della crescita e questo secondo me è il passaggio che questi eventi vogliono anche dare, no? A livello di memoria e vedere che cosa ci sarà dopo, essere curiosi di quello che c'è stato prima. Il dibattito delle Olimpiadi, io sono contentissima che sia uscito il discorso del breaking, e quindi insomma è un punto grosso su cui dibattere, chissà fra 10 anni che cosa ne penseremo al riguardo. Giulia, la vera missione qual è? La vera missione è che bisogna stare attenti a chi tiene le cose in mano. Oh, e quindi questo è il problema questo vero. Questo secondo me è una cosa molto importante che è uscito fuori da questo film, ma che esce sempre da quando... ma parliamo, possiamo iniziare dal Battle of the Year Italia in avanti. Lei li fa, eh? Assolutamente. Perché lui, per esempio, non gli deve più male che il ragazzino non conosce. Ci vai su Google, scrivi ci vai. Ma infatti lui insegna. Devi essere tu che guarda lì, è una cosa che. Io sono il cacagazzi di turno su sta cosa, però ricordiamo che per tramandare il wild style deve rimanere tutto selvaggio, è quella la roba, cioè questo è il vero messaggio dell'hip hop, per cui zero regole, creatività. Questo è pure nello skate. Esatto, ma gestiamoci soprattutto perché questa è un'altra cosa importante. Bene, e allora a questo punto c'è... Ah, vabbè, lasciamo. Volevo ricordare, parlando così, che qua abbiamo un signore che vorrei ricordare il momento magico di un anno, qualche anno fa, che è 1982. Ricordiamoci che Sebi qua... Ossia, nell'82, che anche fa rima col 22, ha cominciato, parlando di Wild Style e altre cose. Ossia, lui è stato là e sicuramente all'epoca non era mainstream molto le cose che faceva il Power MC. E lui è uno di questi, è la persona, almeno in Italia, è la persona che si può dire, non so se è l'albero, piantato. L'albero, per ha questo, complimenti Sebi. Bella Paolo, te voglio bene, grazie. A questo punto penso che siamo arrivati verso la conclusione, ma Cino ha una cosa da dire a tutti i nostri ospiti. No, a parte tutto. Allora, adesso abbiamo un piccolo presente per voi, per ringraziarvi della vostra presenza, che ci ha fatto molto piacere, grazie per tutti gli interventi. È stato molto bello anche questa conversazione accesa, perché vuol dire che comunque ci appassiona e il fuoco è sempre bello alto. E quindi adesso da parte del collettivo MAFM, che è un collettivo romano che fa miniature dalla strada per la strada, e entrano, portate queste gift, regalo per voi,
per ringraziarvi della presenza. Qui c'è Mister Loto. Vai Loto. Sì, anche per te Giulia. Paolo. E allora dobbiamo scartare i pacchi. Quindi adesso facciamo la foto, se salite Kel, Sir sul palco. Sì, eh. Eh sì, eh sì. Oddio, è bellissimo. Allora. Lo famo vedere. Ah, ok. Fate voi. Fantastico. Personalizzata. E non ce l'aspettavamo. C'è pure il promo del dietro. C'è pure il promo del dietro. Sì. E niente, fuori c'è anche un'esposizione del collettivo MAFM. Grazie, grazie a tutti per aver partecipato e speriamo di rivedervi presto alle prossime proiezioni. E la prossima volta invitate i vostri amici a partecipare, proprio per costruire, serve anche... La coinvolgere la diffusione. Grazie, grazie a tutti. Buona serata.